e voglia di partecipazione da parte della società civile. Il progetto nel quale io ho provato politicamente a entrare aveva queste finalità. Qua. Sì, prego. Semplicemente. Io non era previsto il mio intervento, ma lo faccio volentieri, ecco, volevo solo essere presente per dire c'ero anch'io a questa protesta legittima e importante che il mondo imprenditoriale ha deciso di fare proprio qua a Venezia. Io sono europarlamentare, vi posso solo dire una cosa. Questa Europa va cambiata profondamente perché non dà risposte al nostro mondo imprenditoriale, alle piccole imprese venete italiane che sono completamente diverse dalle imprese tedesche piuttosto quelle del nord Europa. Va rifondata, va rivisto tutto il sistema Europa e va ripensato anche il modo in cui siamo entrati in questo euro. Perché tra le tante cose che stiamo pagando adesso è ad esempio la follia del fiscal compact che fortunatamente però non è ancora arrivato, ma arriverà, ha preso il treno da Bruxelles e sta arrivando ed è una infatti se siamo messi così ora ed è siamo messi male perché sono aumentate le tasse, è aumentato le tasse, ma è aumentato anche la disoccupazione, non c'è stata crescita e deve ancora entrare in vigore il fiscal compact. Se non riusciamo a trovare 1 miliardo di euro per eliminare l'IMU su 800 miliardi di bilancio dello Stato, ditemi come facciamo a trovare dall'anno prossimo 50 miliardi l'anno per diminuire il debito pubblico come ci impone l'Europa. Ma la follia è che l'Europa ci impone a noi veneti, che già abbiamo dato a Roma, abbiamo un residuo fiscale di 18 miliardi 20 adesso, quindi 21, regaliamo a Roma questi soldi, già facciamo questo e veniamo fregati un'altra volta dall'Europa che chiede a noi che il debito nazionale non abbiamo creato un ulteriore sacrificio. È arrivato il momento, e lo dico da rappresentante d'istituzione, da politico, ma vale anche per gli imprenditori, di reagire. Infatti mi fa piacere vedervi qui, avevo incontrato gli amici bassanesi di sia Sandro che Beozzo e ne avevamo già parlato in passato, ho detto tutti noi veneti dobbiamo alzare la testa, dobbiamo far capire a Roma che non si scherza più. Bisogna far capire che protesteremo adesso al limite della legalità, ma se serve si va anche oltre, perché siamo stanchi di pagare per questo Stato che, mi spiace caro quasi collega, non ha nessuna voglia di cambiare. Per quanto tu vivi qui, non ha voglia, quindi o reagiamo noi come territorio, noi come imprenditori, voi come imprenditori, o facciamo capire che non ne possiamo più veramente, altrimenti si continuerà allo stesso modo, ci sarà il burocrate di Roma come quello di Bruxelles. Ma siccome scusi, mettiamoci anche quelli locali, perché non è che i locali siano esenti da tutto questo. Cioè, su queste cose dobbiamo essere precisi, perché è completo discorso, perché poi quando ci troviamo davanti a imprenditori che tentano di fare investimenti e che rimangono bloccati per 5, 6, 7, 8, 10 anni, spesso la resistenza è quasi più locale che nazionale, quindi certo. No, è importante. Credo questo. Che in questo momento non abbiamo molto tempo, dobbiamo reagire come istituzione, come politici, come associazioni. Certo. Dobbiamo reagire perché non c'è più tempo. Non possiamo più dire faremo l'anno prossimo, non possiamo nemmeno dare regali ad altri. Quindi è il momento proprio di far capire a Roma e a Bruxelles, che è ancora più sorda, che il Veneto, i Veneti, il Nord è stanco di pagare per una parte del paese che non ne può più. Voi imprenditori siete qui stasera, passerete la notte qua proprio per gridare, sperando che qualcuno ascolti, il vostro ultimo grido di dolore. E se muore l'impresa veneta è veramente la fine, quindi forza, coraggio, dobbiamo lottare tutti assieme, anche i sindaci, anche il governatore, anche Zaia l'ha già detto e sicuramente si va in questa direzione. Arriva un momento in cui bisognerà sforare il patto stabilità,
perché dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini. Non possiamo più dire che Roma o Bruxelles non ce la permette. Quando un cittadino chiede, è senza lavoro e senza un pasto per la propria famiglia, arriva, è quello il momento in cui bisognerà andare contro forse qualche legge, ma rispondere al buon senso e rispondere ai nostri cittadini. E chiedo a te, che prima di tutto sei un rappresentante veneto, di far capire a Roma questo. Il Veneto ha già dato ed è stanco di continuare a pagare per altri, anche perché non ce n'è più. Grazie, mi scuso se vado, però tra l'altro poi andiamo allo stesso posto con lui, ma allora, continuate. Io so che altre persone se ne devono andare, nella fattispecie Cantaluzzi e Stradiotto, però io prima, dato che lo schema prima di farvi parlare, prima di farvi